Vediamo adesso un esempio di applicazione del metodo delle equazioni di Kirchhoff per la soluzione di un circuito elettrico. Supponiamo di considerare questo circuito elettrico di esempio, un circuito che inizia ad avere una certa complessità in quanto sono presenti due generatori, un generatore di tensione VG e un generatore di corrente IG, più 5 resistori collegati come nello schema. Supponiamo di conoscere i dati di tutti i componenti presenti, quindi supponiamo di conoscere la tensione del generatore VG, il valore della corrente del generatore di corrente 2 A e i valori delle resistenze R1, R2, R3, R4 e R5 presenti nel circuito. Vediamo come si potrebbe affrontare la soluzione di questo circuito semplicemente con l'utilizzo delle equazioni di Kirchhoff. Allora, procediamo nell'identificazione delle varie grandezze. Quindi, per prima cosa, per aiutarci nella descrizione, identifichiamo i vari punti del circuito A, B, C, ed F. Identifichiamo i nodi del circuito come B ed E, sono i nodi, ricordatevi, B, questo tratto orizzontale è soltanto un elemento grafico di unione ed è il punto in cui confluiscono tutti i rami del circuito che sono 4, diciamo partendo dal punto B, un ramo è costituito da B, A, F ed E, secondo ramo BE passando attraverso R3, terzo ramo sempre BE attraverso però il generatore di corrente IG, quarto ramo BCDE, dove anche in questo caso C e D in realtà sono lo stesso punto in quanto separati soltanto da un elemento grafico di congiunzione. Quindi abbiamo due nodi nel circuito, quindi i nodi nel circuito, scusate, nodi sono due. Vediamo le maglie del circuito invece sono molto più numerose. Ricordiamoci, la definizione di maglia è un percorso chiuso che passa attraverso rami del circuito senza ripercorrere mai lo stesso ramo più di una volta. Quindi partiamo dalla maglia di sinistra, una maglia costituita dal percorso A, B, E attraverso R3, F e torniamo ad A, quindi A, B, F, A, passando attraverso R3. Un'altra maglia è la A, stessi punti A, B, E, però passando attraverso il generatore di corrente F, A, quindi ancora A, B, E, F, A, però passando attraverso il generatore di corrente IG. Una terza maglia, diciamo la maglia più larga, più grande, esterna, A, B, C, D, E, F, e torniamo da A, quindi A, B, C, D, F, e richiudiamo su A. Una quarta maglia, partendo questa volta da B, andando a C, D, E e richiudendo su R3, quindi abbiamo la B, C, D, E, B attraverso R3, poi ancora la B, C, D, E, B ma attraverso IG, quindi B, C, D, E, B attraverso IG. Ultima maglia, la maglia di sinistra, B, C, D, E, B.
ultima maglia, ultimo percorso chiuso che possiamo fare, quello che partendo da B ritorna a B passando attraverso il generatore è la R3, quindi possiamo indicarlo come B e B attraverso R3 e attraverso IG. E queste sono le 6 maglie che possiamo individuare nel circuito. Quindi il numero totale di maglie è 6. Sappiamo che le equazioni utili che possiamo scrivere sono, per quanto riguarda le maglie, sono 6 meno 1 uguale 5 equazioni e per quanto riguarda i nodi sono 2 meno 1 uguale 1 equazione. Quindi possiamo scrivere utilmente un'equazione ai nodi e 5 equazioni alle maglie. Adesso andiamo a identificare le incognite nel nostro circuito. Allora, identifichiamo intanto tutte le grandezze elettriche presenti. Allora, partiamo dalle correnti. L'unica corrente definita e nota è quella del generatore IG, quindi rispettiamola, e nel ramo EB passante attraverso IG, ovviamente la corrente è la stessa IG. Poi abbiamo la corrente nel primo ramo, quello che interessa il generatore di tensione VG, rispettiamo la convenzione sui segni per i generatori e quindi diamogli la corrente, qua la potremmo chiamare IB, uscente dal morsetto più del generatore IB, perché IA decidiamo di chiamare questa nel ramo delle R3, scelgo il verso verso il basso a piacere. Poi abbiamo nell'ultimo ramo qua a destra, supponiamo una IC, immaginiamola e scegliamola a piacere verso l'alto. Quindi abbiamo 4 rami, 4 correnti, delle quali 3 incognite, IA, IB e IC, e una nota, la corrente IG. Passiamo adesso alle tensioni, rispettando la convenzione dei segni per i bipoli passivi, quindi abbiamo per l'R1 più o meno V1, con il più dove entra la corrente, per l'R2 più V2 qua, per l'R3 più V3, sempre il più dove entra la corrente. Per la IG, il generatore di corrente, rispettiamo sempre la convenzione sui dei segni e indichiamo come più e meno la tensione del generatore, chiamiamola ad esempio VA, la tensione ai capi del generatore di corrente. Poi, rispettando il verso che abbiamo dato alla IC, abbiamo la V4 qua e la V5 col più a sinistra su R5. Quindi, quali sono le incognite nel nostro circuito? Le incognite nel nostro circuito, cioè le grandezze elettriche che non conosciamo, abbiamo detto sono tre correnti, la IA, la IB e la IC, quindi sono tre correnti. E poi abbiamo
le tensioni V1, V2, V3, VA, V4 e V5 ai capi dei resistori e del generatore di corrente. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensioni, la V1, V2, V3, V4, V5 e VA, e sono 6 tensioni incognite. Quindi il totale delle incognite sono 9. Abbiamo detto che possiamo scrivere le equazioni di Kirchhoff ai nodi, ne possiamo scrivere una, alle maglie ne possiamo scrivere 5, quindi in totale abbiamo 6 equazioni di Kirchhoff indipendenti che possiamo scrivere. Vedete, sono ancora insufficienti per risolvere il nostro circuito perché abbiamo 9 incognite e solo 6 equazioni. Ricordiamoci, dobbiamo avere almeno lo stesso numero di equazioni indipendenti, quante sono le incognite. Chi ci viene in aiuto è la legge di Ohm, che noi possiamo scrivere per i 5 bipoli, e quindi per R1, R2, R3, R4 ed R5 abbiamo altre 5 equazioni che possiamo scrivere, e quindi vedete che il totale delle equazioni che possiamo scrivere sono 11, quindi più che sufficienti per le 9 incognite. In realtà questa sovrabbondanza di equazioni poi si risolverà col fatto che alcune equazioni sono tra di loro non completamente indipendenti, ad esempio per i resistori che si trovano in serie o in parallelo nei circuiti e che quindi avranno in comune o la corrente o la tensione. Comunque, al di là di questo aspetto, andiamo a scrivere le equazioni di Kirchhoff. Quindi partiamo dai nodi. Abbiamo detto che possiamo scrivere un'equazione avendo due nodi B ed E, quindi abbiamo somma algebrica delle correnti nel nodo uguale a 0, quindi vuol dire che se assegno il segno più alle correnti entranti nel nodo, prendiamo il nodo B in considerazione, le correnti entranti sono IG e IC, rispettando quello che i versi che noi abbiamo identificato, quindi abbiamo IG più IC entranti, invece la IA e la IB sono uscenti dal nodo B, quindi avremo meno IA meno IB, e questo sarà uguale a 0 ed è la prima equazione di Kirchhoff che andiamo a scrivere. Adesso passiamo alle maglie. Allora, abbiamo identificato i nodi, adesso facciamo le maglie. Allora, prendiamo una prima maglia sia prima che abbiamo identificato, quindi AB e FA passando attraverso R3, quindi AB e FA passando attraverso R3. Decidiamo ad esempio di partire dal punto A, diamo un verso di percorrenza orario e diamo l'orario in tutte le maglie successive
in modo così per semplicità ne indico solo uno, quindi i versi di percorrenza saranno sempre orari. Per la prima maglia decidiamo di partire, ad esempio, dal punto A, troviamo VG col segno più, quindi avremo VG, poi troviamo V3 e lo troviamo ancora dal segno più, quindi più V3, continuiamo a percorrere, troviamo la V2 e la incontriamo dal segno meno, quindi meno V2. Poi incontriamo la V1 dal segno meno, meno V1, ritorniamo al punto A dal quale siamo partiti, quindi questo sarà uguale a 0 e questa sarà un'altra equazione, la prima equazione alle maglie che andiamo a scrivere. Ovviamente ne devo scegliere 5 su 6, quale scegliere posso andare a piacere, diciamo che per convenienza posso scegliere le maglie con un minor numero di bipoli per scrivere equazioni con un minor numero di elementi. Quindi procediamo adesso sempre a B e F A, però passando attraverso i G, quindi la seconda maglia, questa, partiamo sempre da A, sempre verso orario, continuiamo a trovare VG, poi passiamo attraverso la VA del generatore di corrente. La incontriamo dal più, quindi più VA, VA, poi incontriamo la V2 dal segno meno e poi incontriamo la meno V1 questa è uguale a 0, questa sia l'equazione numero 2, poi prendiamo la 3, continuiamo nell'ordine in cui le abbiamo scritte, quindi la maglia esterna, troviamo ancora, sempre partendo da in senso orario, più VG, poi proseguiamo, troviamo la V4 dal segno meno, meno V4. Trovo ancora la meno V5, poi proseguendo passo attraverso E e trovo la meno V2, meno V1 e sono tornato al punto di partenza, quindi va uguale a 0. E ho scritto la terza equazione, scriviamo anche la quarta, prendiamo ABC di EB passando per R3, quindi partiamo da B, abbiamo detto B, C, D e B passando attraverso R3, quindi partendo da B in senso orario incontro la V4 col segno meno, meno V5. Qua, poi trovo la meno V2, poi trovo la meno V, no, scusate, ho sbagliato, sono andato troppo oltre. Allora riprendiamo dal punto B, quindi abbiamo detto la maglia è la B, C, D, E passando attraverso R3, quindi meno V4 va bene, meno V5 va bene, meno V3 attraverso R3. E questa è uguale a 0 ed è la quarta equazione della quarta maglia. Adesso prendiamo l'ultima maglia. L'ultima nel senso la quinta e lì ci fermiamo con le equazioni, quella BCD e B di nuovo però passando attraverso i G, quindi la maglia di destra, diciamo, la maglia esterna di destra. Quindi abbiamo meno V4, meno V5, poi trovo la meno VA, sto passando attraverso il generatore di corrente e questa è uguale a 0 ed è la quinta equazione alle maglie. Se adesso vado, quindi sono le 6
equazioni che ho scritto derivano dalle equazioni di Kirchhoff, voglio scrivere le leggi di Ohm che mi possono e che utilizzerò per fare le sostituzioni nelle precedenti equazioni in modo da aggiungere equazioni utili. Io so che per ogni resistore so che V1 uguale R1 per la corrente in R1, che è la IB, la corrente di questo ramo, corrente che passa in R1, la V2 è uguale a R2 per la corrente in R2, che è la stessa IB, si trovano lungo lo stesso ramo, quindi è sempre IB. Poi abbiamo la V3, questo ramo sarà R3 per IA, poi abbiamo la V4, sarà R4 per IC, la corrente in R4, e l'ultima equazione di Ohm che posso scrivere è la V5 data da R5 per la corrente in R5 stessa, che è la IC dell'ultimo ramo. Quindi queste sono le equazioni di Ohm, dall'applicazione della legge di Ohm che posso scrivere. Posso andare a sostituire i metodi adesso di soluzione, possono essere di diverso tipo, tutti diciamo non immediati, perché risolvere tante equazioni in tante incognite richiede metodi matematici non particolarmente difficili, ma se risolti a mano richiedono numerosi passaggi, ad esempio per sostituzione delle varie equazioni una nell'altra fino a semplificare e a ottenere di poter esplicitare il valore di qualcuna di queste incognite, oppure metodi di risoluzione più avanzati che ad esempio fanno uso delle matrici, che non metodi che noi non affrontiamo, quindi diciamo che potrei così suggerire in qualche modo come possibile soluzione, ad esempio, che andremo a sostituire le varie leggi di Ohm dove incontriamo l'incognita, quindi ad esempio la V1 andremo a sostituire i valori dati dalla legge di Ohm, R1 per IB e così via, andremo a sostituire la V2 dove compare la V2, questo in tutte le equazioni fino a semplificare e poter arrivare alla soluzione finale. Vedremo in un altro esempio, cioè riprendendo lo stesso esempio, come utilizzare sia il metodo delle semplificazioni che abbiamo visto prima, sia le equazioni di Kirchhoff per aiutarci a trovare una soluzione più semplice di questo circuito utilizzando sia appunto i metodi semplificativi sia le equazioni di Kirchhoff e quindi vedendo una soluzione completa del circuito.